lui è assolutamente uno dei pezzi di quella cosa che io chiamo la cultura espressionista alpina. Non è un artista certo sereno, non è un artista che dà un'idea pacifica o rappacificata. Dove questi elementi alla fine sono elementi sciamanici per chi è in grado di capire. Lui era il creatore dell'opera. Lui non buttava mai via niente, ci sono pezzi di scultura che prendeva e recuperava. Quasi un'operazione di rigenerare un corpo umano. Invece c'era questa zampata, no, della materia, lui prendeva, schiacciava la materia. Quella che è stata la visione reale di una vita d'artista me l'ha data lui. Era un uomo, un artista che faceva del suo lavoro una ragione di vita. Arte e vita erano tutt'uno. Il miracolo, veramente il miracolo dell'arte.